È il Texas ad aprire le danze del campionato di tuffi più adrenalinico del mondo. Venerdì 3 e sabato 4 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series va in scena nell'affascinante Possum Kingdom Lake. I 22 atleti più forti del mondo, 14 uomini e 8 donne, spiccheranno il volo dalla famigerata Porta dell'Inferno, la formazione rocciosa che si erge in mezzo al lago per iniziare la rincorsa all'ambito titolo di miglior cliff diver. L'Hell's Gate è la prima delle 9 competizioni delle World Series 2016, che anche quest'anno faranno tappa in Italia a Polignano a Mare, cittadina arroccata sulla splendida costa pugliese. Il 27 e il 28 agosto le ripide scogliere di Polignano saranno il teatro delle spettacolari performance dei diver, certi di ripetere l'incredibile successo di pubblico dello scorso anno. Le immagini fanno riferimento proprio all'edizione dello scorso anno in cui Polignano si è imposta all'attenzione del mondo sia per bellezza sia per il calore delle migliaia di spettatori. Nella tappa texana, occhi puntati sull'atleta italiano Alessandro De Rose, giovane promessa di tuffi da grandi altezze che quest'anno parteciperà a 3 delle 9 gare in calendario.